Salve amici, bentornati per un nuovo video. Allora, quest'oggi mi trovo sulla imbarcazione da regata Barra Onda. Sono stato invitato per fare un po' il report di quello che è una sessione di allenamento, visto che i ragazzi si stanno allenando per partecipare alla Barcolana. Quindi, buon video, buona visione e basta. General manager dell'imbarcazione da regata Barra Onda, Lucio Providenti. Lo scopo di questa escursione di oggi qual è? La prima cosa, oggi siamo ai primi di settembre, i ragazzi sono 2 mesi che non vengono su questa barca perché erano le feste, le vacanze e le ferie. Questa è un proiettile, è una macchina da guerra, per cui non si può salirci a bordo e poi fare una regata. In un allenamento la barca viene tirata, vengono ripetute tutte le manovre che si fanno normalmente in regata e si cerca di ricreare il feeling tra l'equipaggio, loro stessi e l'imbarcazione. Guarda la pina. Quali sono le regate a cui parteciperete in futuro e quali sono i vostri obiettivi? Beh, allora adesso abbiamo una serie di regate che sono tutte nel Golfo di Trieste, dove noi chiaramente puntiamo alla vittoria, ma soprattutto faremo un lavoro di ottimizzazione della barca, dei movimenti a bordo della barca, delle regolazioni della barca, tutto in funzione della regata primaria e più importante della stagione, che è la Barcolana. 3, 2, 1, andiamo! Vai! Vai, comincia a urtare un po'. Ora dritta, spi. Praticamente verticali sull'acqua. Con Matteo, che è prodiere sulla Barra Onda, spiegaci un attimo come nasce la passione per la vela e per la competizione con le barche come Barra Onda. Per me è nata parecchio tardi, dall'inizio era un hobby che poi gioco forza diventa quasi un mestiere se continui. Io adesso faccio il velaio, quindi dal 2000 in poi sono sempre rimasto nell'ambiente, ho sempre fatto tutto quello che ho potuto, ho regate, ho girato un po'. Dove potevo andavo. Senti Matteo, io ti volevo chiedere una cosa, agli amici che nel caso volessero iniziare questo sport, ci sono dei consigli che ti senti di dargli? Ci sono sacrifici, fatica, di tempo, vai fuori, prendi la pioggia, prendi il vento, rischi anche tanto. Però se uno ha un dubbio se cominciare o meno, assolutamente sì, e praticarlo il più possibile. Dal mio punto di vista è uno sport molto sano, è molto competitivo e soprattutto è uno dei pochi sport che ti permette di competere con i più bravi al mondo. Se hai una barca ovviamente tutto, puoi sfidare i campioni del mondo tranquillamente, quindi è uno sport veramente aperto, sport di squadra. Alla fine la barca è piccola, o ti vuoi bene o sono problemi, però è uno sport veramente bello. Se uno ha un minimo dubbio se sì o no, assolutamente sì. Nuovamente con i piedi a terra, giro su Barra Onda finito. Allora io ringrazio tutti quanti, tutto il team della Barra Onda per la splendida ospitalità e spero anche che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, mettete like e condividete con gli amici. Ci vediamo al prossimo video, un abbraccio,